La Fornero ha fatto una buona riforma, cioè qui il problema è che è stata la contestazione reale nel paese è alla riforma Fornero, questa è la verità. Cioè, qui la, però la Lega che raccoglie le firme per il referendum va alla grandissima. La contestazione è alla riforma Fornero, molte delle questioni relative agli esodati è un allargamento del confine, perché qui sui famosi conteggi bisognerà pure mettersi d'accordo. La riforma Fornero ha fatto una cosa, ha allungato l'età. Ha allungato i requisiti di contribuzione per andare in pensione. Bastava mettere questa un po' cosa di gradualità. È stata contestata da un segmento importante di italiani che giustamente dal loro punto di vista, dal punto di vista del loro interesse, erano quasi arrivati alla pensione e ci volevano andare. C'è il suo piccolo problema però in Italia, che abbiamo una coperta corta. Allora, a me dispiace che Corrado Passera adesso dica... E quella è stata una grandissima salvezza per l'Italia, quella riforma. Ha salvato le pensioni. Quelle lacrime di Elsa Fornero. Ma dire che il sacrificio di 400.000 esodati ha salvato l'Italia. Quelle lacrime di Elsa Fornero, che sono lacrime vere, non esistono solo le lacrime di Livia Turco. Le cose si fanno con dolore, sono complicate. Ma certo. Sappiate che la coperta è corta. E in allora, questa coperta però, corta ragazza, ragazza, Livia Turco ieri ha pianto parlando del PD, come allora, la Fornero come sapete nella, pianse quando nella coperta corta chi sta pagando veramente il prezzo enorme sono le giovani generazioni. Io qui ho ripetutamente elencato essere 29 milioni di italiani nati dopo il 1970 che non avranno il problema, sono già esodati. Hanno già una pensione probabile sotto i 500 euro. Ma se non si manda la gente in pensione, il nuovo giovane, quando va a lavorare? Il meccanismo. Cioè non diciamo queste il meccanismo. La gente. La il gente meccanismo va non è mandare la gente in pensione a 60 anni ma con per dare il lavoro. Questo sistema non regge più. Ma una persona che ha lavorato 40 anni più. È giusto che vada in pensione? Che cosa non sta dicendo? Non regge più. La legge Fornero ha modificato i requisiti contributivi. È questo il punto. Ed è un punto giusto, giustificato dall'emergenza conti pubblici e conti previdenziali che avevamo. Una classe dirigente seria lo deve dire, perché una classe dirigente che dica semplicemente dovremmo dare più soldi a tutti è una classe dirigente non cialtrona. Non cialtrona. Non si tratta allora il dato di avere... reale non è che c'è un'emergenza allora, di conti pubblici reale. Che ci sono in questo momento in Italia 21 milioni di italiani che campano succhiando dalla zizza dello Stato. Che sono allora, i dipendenti pubblici e i pensionati di questo paese. Ma un paese che regge così non va da nessuna parte. Si preoccupa solo di fare le trasmissioni per salvare la possibilità dei sessantenni di andare in pensione a 60 anni. Sbaglia l'obiettivo del problema. Io non faccio questo. Sbaglia l'obiettivo. Una cosa alla volta, Mario. Non è vero che facciamo puntate per dire che si può andare a 60 anni. Io vengo tutte le volte a vedere lo SPCGL che fa difesa dei vecchi. Sugli esodati hai fatto 50 puntate. Ma sì. Quando è che dici un trentenne Mario, che è quello lì perché l'esodato è una cosa diversa, è diversa non perché è sono andare in lì, pensione a 60 anni lì, ecco caro allora, signor Colano lei ha sottoscritto un accordo con la faccenda che diventa nulla l'emergenza è su un altro piano. Uno alla se vuoi far ripartire il paese devi partire dalle esigenze delle giovani generazioni. Devo dare la parola a Corrado Passera ma devo specificare una cosa. Mario